Ci alziamo in piedi per accogliere i sacerdoti celebranti. Cantiamo insieme all'ingresso Virgin Santa. Virgin Santa, scelta tu sei dalle del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo la messa del Cuore Immacolato di Maria. Oggi la liturgia celebra di per sé la festa della nascita di Giovanni Battista. Ma in questo luogo santo noi, attraverso la testimonianza del precursore di Cristo che ci parla appunto di conversione, ci parla di accoglienza del Verbo di Dio, vogliamo affidarci a colei che è l'ostensorio del Signore Gesù, colei che nel suo cuore innanzitutto ha concepito il Signore. E perché anche nel nostro cuore nasca Gesù e rimanga profondamente in noi, innanzitutto riconosciamo le nostre distanze da Lui, i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Signore e Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei Tuoi comandamenti
impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giuditta. In quei giorni tutto il popolo era oltremodo fuori di sé e tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: «Benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo». Ozia a sua volta le disse: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. E benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero, il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la potenza di Dio. Dio faccia riuscire questa impresa a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di beni, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe e hai sollevato il nostro abbattimento, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio». E tutto il popolo esclamò: «Amen, amen». Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: «Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente». Parola di Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ripetiamo insieme. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Alleluia! Alleluia!
in grembo il Figlio dell'Eterno Padre. Alleluia! Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo tre giorni i genitori trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. In questo luogo dove Maria appoggiato i suoi piedi e ha aiutato i tre pastorelli a compiere una missione così importante per lo scorso secolo, ma anche per noi. Noi vogliamo in questo momento domandarci: che cosa c'è, Maria, nel tuo cuore? Oggi, dopo aver celebrato ieri la solennità del Sacro Cuore di Gesù, entriamo nel cuore di Maria. Perché quando ci accostiamo a lei, ecco, noi entriamo proprio nel mistero profondo del Signore. E potremmo proprio dire che nel cuore di Maria, ecco, c'è esattamente la prima parola che ella pronuncia e che abbiamo pregato come salmo, Magnificat. Con il cuore di Maria, ecco, c'è questa profonda gratitudine, questo profondo senso di gioia perché il Signore è con te. E quindi noi innanzitutto vogliamo entrare nel cuore profondo di Maria, perché nel cuore di Maria noi sappiamo c'è Cristo, c'è Dio. E quindi siamo qui innanzitutto per immergerci in questo cuore, in questo grande cuore di madre che tutti accoglie e che ci porta alla sorgente pura del Signore, da dove noi rinasciamo, da dove scaturisce ogni scelta. Noi potremmo essere qui anche questa mattina con tante pene, chi non ha sofferenze, chi non ha pene. Il Vangelo ci presenta uno dei dolori di Maria, uno di quello che la tradizione chiama uno dei sette dolori di Maria, questa sofferenza umana per aver perduto il figlio con Giuseppe. E quindi noi potremmo essere qui anche con un cuore, potremmo dire, in pieno di negatività, di sofferenza, un cuore magari che chiede una risposta per la vita, per l'esistenza, per qualche fratello o sorella per il quale siamo qui a implorare un dono, una grazia. Ecco, però Maria ci chiede in questo momento di mettere da parte noi stessi, e potremmo proprio dire così: Maria entra nel suo cuore, medita nel suo cuore e immediatamente non pone se stessa al centro, ma pone il Signore. E quindi Maria in questo momento ci chiede di entrare nella gioia di Gesù, nel Magnificat che ella ha pronunciato. Quindi siamo qui innanzitutto per ricevere questo cuore che è il corpo di Cristo, che in ogni santa messa ci viene donato e che Maria è l'eterno ostensorio di questa presenza. Lei che lo ha concepito non solo nella carne,
ma continua ad aiutare la Chiesa a concepire Cristo nello Spirito per la vita del mondo. Quindi nel cuore di Maria c'è l'amore, la purezza dell'amore del Signore, un amore che ella ha mantenuto per tutta la sua esistenza, anche nei suoi dolori, anche nel supremo dolore che è il dolore della croce. Ma com'è riuscita Maria? Che cosa ci chiede per entrare in questo cuore immacolato e far sì che non solo trionfi in noi, ma che noi siamo strumenti anche per i nostri fratelli, le nostre sorelle, anzitutto per la nostra famiglia, perché Maria abbia un posto nella vita in cui noi conduciamo. E noi intuiamo dal Vangelo che la Madonna, dopo un episodio simile che, come dicevo, ha causato sofferenza, e con l'Evangelo di oggi dice che ella serbava tutte queste cose nel suo cuore. Intuiamo che questa espressione evangelica ci fa intuire il silenzio di Maria, la preghiera di Maria, il momento in cui ella da sola nella preghiera cerca di coniugare questo avvenimento, ecco, con la parola di Dio. Ecco, cerca di porsi la domanda che noi sulle labbra nel Padre nostro sempre pronunciamo, la preghiera di Gesù: sia fatta la tua volontà. Ecco, non è facile dare una risposta a un'affermazione del genere, e se ci pensiamo bene è l'espressione, ecco, più difficile che noi siamo invitati a pregare, anche quando chiediamo che sia fatta la volontà di Dio. Ecco, occorre, perché nel nostro cuore si radichi la volontà di Dio, entrare nel silenzio di Maria, entrare nel suo cuore, entrare in quella capacità di tessere quella tela che è fatta di due trame, gli avvenimenti della vita e la parola di Dio. La parola di Dio illuminata anche dal cammino della Chiesa, del Magistero della Chiesa, della comunità cristiana. E quindi se da una parte, ecco, noi scopriamo che siamo qui per immergerci in questo cuore dove c'è l'amore e vogliamo partire da questo santuario, ecco, proprio con questo cuore ricolmo di amore divino, dall'altra parte ci accorgiamo che abbiamo bisogno di silenzio nella vita, abbiamo bisogno di preghiera più profonda, di preghiera contemplativa, perché solo da quel momento, ecco, scaturisce in noi la congiunzione della nostra vita con i disegni del Signore. E Maria, ecco, ci insegna proprio questo. Concludo. Noi sappiamo che in questo santuario, ecco, la Madonna, ecco, ha chiesto, ecco, a questi bambini preghiera per la conversione dei peccatori, preghiera per la pace, offerta del sacrificio. Ma la Madonna è stata per questi bambini un rifugio sicuro. Questi bambini, questi tre pastorelli, si sono rifugiati con la corona del rosario in mano in questo cuore e hanno attraversato i misteri di Cristo coniugandoli con gli avvenimenti del loro tempo, avvenimenti non facili. E anche su loro stessi, soprattutto i due santi bambini, ma anche Suor Lucia, hanno accolto una esistenza, Giacinta e Francesco, breve, conclusa rapidamente, ma tutta in Dio, tutta in Maria, accettando una volontà di Dio umanamente non facile. Ecco, noi vogliamo, ecco, chiedere questo dono all'intercessione della Madonna. Anche per noi c'è una missione, anche per noi c'è un messaggio da portare a casa, anche per noi c'è un ingresso nel cuore di Maria che passa attraverso forse la porta stretta di un sacrificio, dell'offerta di noi stessi, della preghiera, del rosario, perché questo cuore di Maria possa trionfare, perché si possa diffondere nel mondo. E questa, sappiamo, è stato il compito che la Madonna ha dato a Lucia, la devozione al suo cuore immacolato, che non è altro che una porta d'ingresso al cuore di Cristo. Ecco, invochiamo anche per noi l'amore, il silenzio e la missione
che vediamo riverberata su questi tre bambini, ma che la Madonna affida anche a ciascuno di noi. Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra preghiera a Dio, fonte della sapienza, che rivela i suoi misteri ai piccoli, interponendo l'intercessione del cuore immacolato di Maria, Maria, umile figlia di Sion. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo, Signore, per i pastori del tuo popolo, perché fedeli dispensatori della parola di verità e non si compromettono mai con la mentalità del mondo, preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo per i più poveri e i sofferenti, perché sperimentando il mistero della croce sentono la consolazione presenza di Maria, Madre di Pietà, preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo per le famiglie, perché custodisco integro il senso cristiano della vita e risolvono nella carità i problemi del rapporto tra diverse generazioni, preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo per i giovani, perché cercano la verità con un cuore libero e puro, accettando fatiche e sacrifici per seguire la via stretta del Vangelo, preghiamo. Accogli, o Padre, le nostre suppliche, donaci la luce del tuo Spirito, perché sull'esempio della Vergine Maria sappiamo magnificare il tuo nome con la santità della vita, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Padre, i doni che ti presentiamo nel ricordo della Vergine Maria e fa che sul suo esempio custodiamo e meditiamo sempre nel cuore i tesori di grazia del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo figlio e di godere la visione del tuo volto, un cuore forte e vigilante, che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e ha atteso con fede l'alba della risurrezione. E noi con tutti gli angeli e i santi proclamiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, con tutti i Santi, San Giovanni Battista, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con te. La pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Tra noi con cuore sincero.
se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della luce. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo sulla terra. Dov'è carità? Preghiamo. O Padre, che nel ricordo della gloriosa Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, ci hai reso partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale su di noi, il sacerdote ora benedice anche tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Recitiamo ora, rivolti verso l'immagine della Vergine di Fatima, la preghiera giubilare di consacrazione. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo. Insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo cuore immacolato sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio.